Allora, con questo aspetto un po' così, pensavo di farvi un video. Il mio sito è di sostanzialmente recensioni di prodotti, siti, spedizioni. L'idea era creare un ambiente dove le persone potessero vedere se valeva la pena o meno di fare degli acquisti su determinati tipi di piattaforma piuttosto che altre. E far conoscere siti validi e sconsigliare siti non validi. La mia idea era questa e anche magari dare informazioni sui vantaggi e gli svantaggi di comprare in un certo posto. Quindi una cosa essenziale quando si compra delle cose su internet è quella, secondo me, di sapere se la cosa che avete comprato vale quello che avete pagato oppure no, come vi siete trovati con gli oggetti che avete preso. I siti cinesi vanno per la maggiore e quindi ho pensato di dividere in categorie per non fare video lunghissimi i vari prodotti che avevo comprato lì in questi siti e dirvi come avevano reagito dopo un tot di tempo che li avevo presi. Volevo partire da un sito di cui ho visto tantissime recensioni, di cui tantissime persone hanno ricevuto o comprato pacchetti, e il sito è Miss A. Ho deciso di iniziare dai prodotti di bigiotteria che avevo preso, quindi ho portato qua tutti i gioiellini che avevo comprato su questo sito e ve ne volevo parlare a distanza di più o meno 4 mesi dall'acquisto, quindi più o meno 4 mesi dall'utilizzo. Visto che sono a casa dei miei genitori, vi faccio vedere dopo 4 mesi anche le cose che avevo preso a mia mamma, anche se su queste io non vi so dire esattamente come ci si è trovata perché non le ho usate io, ma sono sue e non gliel'ho chiesto. Però vi faccio vedere in che condizioni sono dopo 4 mesi. Su Miss A e i gioiellini c'è da dire secondo me due cose. Il primo è: Miss A è un sito che è diventato famoso, si è sponsorizzato vendendo tutto a $1. Loro dicono che questa cosa è estremamente conveniente, hanno pompato moltissimo le pubblicità su questo aspetto qui. In realtà la storia sta così fino a un certo punto, nel senso che, allora, ci sono due cose, secondo me, ce ne ho sempre due da dire io, da dire su questa cosa. Numero uno, è tutto $1, sì, però dovete calcolarci le spese di spedizione. Quindi voi dovete calcolare che su ogni oggetto l'ho pagato $1 più le spese di spedizione diviso il numero di articoli che avete preso. Quindi se voi comprate due cose avete delle spese di spedizione di $9, mi sembra, per cui le pagate praticamente 5,50 euro. Sì, nel senso che ci dovete comunque ricaricare questa cosa. Quindi molte consigliano di gonfiare il pacco il più possibile in modo da diminuire la percentuale di spesa di spedizione su ogni articolo, che è vero, ma fino a un certo punto, perché se vi ricordate a me me l'hanno bloccato in dogana, quindi ho dovuto pagare quasi €12 di spese di sdoganamento, quindi ho dovuto pagare praticamente come due volte le spese di spedizione rimettendoci anche un po', quindi è come se io avessi fatto due ordini. Quindi il mio consiglio in realtà è di dare nel mezzo, cioè fare un acquisto ovviamente non ha senso se voi comprate due cose perché l'andreste a pagare tantissimo, perché ci dovete mettere le spese di spedizione, però non esagerate con i pacchetti, perché se esagerate aumentano le probabilità che ve lo blocchino in dogana. Io avevo speso effettivamente €60 di acquisti, qui, o $60, non mi ricordo, ma comunque tanto, quindi oggettivamente era un pacco grande. Il consiglio che danno, ho sentito dire, è di stare intorno ai €20. Comunque, il fatto è che stando su queste cifre qui, voi l'oggetto non lo pagate più $1, ma lo pagate, dovrei rifare un calcolo accurato, però così a occhio intorno a 1,50 euro articolo. Quindi valutate bene quello che prendete e cercate di valutare se quella cifra lì è una cosa che vi conviene o no, perché se voi comprate degli adesivi per unghie, li trovate su altri siti a meno. Quindi calcolate, sì, è un poco, però è comunque quella cifra lì che dovete mettere in conto, perché a volte questa storia di tutto $1 fa perdere la testa e uno arraffa, io l'ho un po' fatto, devo dire la verità, arraffa tutto e poi però non tutto vale quella cifra lì.
Quindi rimanete concentrati sul fatto se quella cosa che state comprando vale 1,50 euro oppure no. La seconda cosa che riguarda il sito di Missà e in questo caso specificatamente la bigiotteria è che c'è due tipi di bigiotteria, quella color oro e quella color argento. Con quella color argento io non ho avuto nessun tipo di problema, non si è innerita e non ha stinto. È bigiotteria, quindi vi potrebbe fare allergia. Io non ho di questi tipi di problemi e infatti non ho avuto allergie, però non ho avuto problemi specifici. Quella color oro non mi ha dato allergia nemmeno quella, però tende a stingere, cioè prima perde la patina oro e diventa un color rame e ci potrebbe ancora stare, e poi si annerisce e diventa veramente brutta. Ho sentito dire da una ragazza che aveva acquistato su questo sito, di cui vi vorrei fare il nome, ma non mi ricordo, quindi non ve lo posso fare, che è possibile, se voi date una mano di smalto per unghie trasparente sulle cose color oro, si crea una patina che non le fa stingere, e questo era il consiglio che lei dava. Io l'ho visto dopo un po', quindi alcune cose mi si sono annerite, però può essere un consiglio valido. Fatto sta che, insomma, se vi piacciono le cose color oro, calcolate se le lasciate così al naturale, dopo pochissimi utilizzi saranno stinti. E secondo me, in alcuni casi, praticamente molto brutti da portare, devo dire la verità. Costa tutto un dollaro, tranne che la categoria di oggetti che sono queste. Che cosa sono queste? Questi sono dei ciondoli, in cui voi potete inserire delle decorazioni. Io le avevo regalate a mia mamma, questi costano 5 euro. Ce ne sono di vari tipi, io li ho preso color argento così, però ci sono anche, mi sembra, tutto nero e mi sembra ci sia con tutti gli strass intorno. E praticamente questa cosa qui è fatta così, ha questa al gancio per la catenina, lui si apre. Avete uno spazio dentro di circa mezzo centimetro dove ci potete mettere quello che vi pare, poi lui si chiude a calamita e sta bello chiuso, devo dire, sembra abbastanza efficace questa chiusura. Però questo devo dire che costa, voi calcolate, costa 5 dollari, quindi 4,50 euro più le spese di spedizione, praticamente lo pagate 5 euro, che non è pochissimissimo. Però è carino, è una cosa che a me è piaciuta perché secondo me è una cosa che non avevo mai visto, è particolare e è molto personalizzabile. Ci sono anche altri tipi di gioiellini basati sul creare dei gioielli personalizzati, ci sono quelli che imitano Pandora, quindi in cui inserite i charm tondi come Pandora, che non so se hanno un nome specifico, oppure ci sono i gioiellini in cui agganciate col moschettone, anche quelli ci sono marche più famose che lo fanno, ma non mi ricordo quali sono. E poi ci sono questi che mi sembrano la cosa più non vista, insomma. Poi a mia mamma piace personalizzare i gioielli, lei è praticamente una artista e si vede, non fa gioielli lei, però ha studiato anche metalli e quindi quando si tratta di a volte smonta le cose, le rimonta come decide lei, a volte non gradisco tantissimo queste iniziative, altre volte sì, quindi lei se li fa anche da sola i gioiellini, a volte monta perline cose, e quindi gliel'avevo regalato perché pensavo che di placare la sua sete di smontamento gioielli, non scherzo, perché pensavo gli potesse piacere. Il punto debole di questo qui, ora ritorno, aspettate un attimo, gli ce le rimetto prima di perderli tutti. Il punto debole di quello lì, di questo gioiellino qui, è la parte della catenina. Loro vi lo mandano con una catenina, che è questa, e praticamente questa catenina qui è veramente una catenina di scarso valore. Ha un moschettoncino in cima così, ha una parte qua dove potete scegliere a che punto agganciarla. In ogni caso non è cortissima né lunghissima, arriva circa sotto le clavicole, insomma, per intendersi, più o meno qua,
poi ha una catenina fatta a anellini concentrici, così se si può dire. Il problema è che praticamente dopo mezza giornata che gliel'avevo data si è rotta, non so se vedete qua, l'ha riparata lei, nel senso l'ha chiusa così. Però si è, non so se la vedete, la vedete? Non è granché, però ecco, calcolate che la catenina fa, è veramente da 2 soldi. Insieme a questo gli avevo preso tutti i charm. I charm sono questi aggeggini qua. Sono questi piccoli, piccolissimi aggeggini. Con un disegnino smaltato e colorato, ce ne sono di tantissimi tipi e questi devo dire che sono fatti bene, sono fatti veramente bellini. Ve ne faccio vedere alcuni. Su questi, quelli oro, vi faccio vedere, non danno stinto, ma penso semplicemente perché non erano a contatto con la pelle, quindi non si sono ossidati, non so se si dica così, ma penso di sì. Penso avete capito, che abbiate capito. Questo è un alberino e così, e gliene avevo regalati tanti. Questi sono molto carini. L'unica cosa, anzi, l'unica cosa, e di nuovo sono due, no scherzo, è il fatto che praticamente questi aggeggini qui, voi, allora ho visto alcune ragazze le avevano prese per metterle tipo sulle unghie, mi sembra di aver capito che ci volessero fare questo. Io quello ve lo sconsiglierei. Perché sono molto tridimensionali, cioè sono molto spessi, quindi se voi li mettete su un'unghia ci stanno pure, ci stanno sicuramente sull'unghia di grandezza, però creano uno spessore molto alto, quindi voi avete st'aggeggio messo sull'unghia, non mi riesce a farvelo vedere per bene, però avete capito, credo, che crea uno spessore molto molto alto e poi non sono flessibili, quindi stanno piatti, o si crede siano molto scomodi da usare su un'unghia perché non aderiscano in maniera bombata e in più avete un'unghia alta, voi calcolate questo, guardate, hanno spessore di diversi, cioè ci avrà 2 mm di altezza, quindi insomma, secondo me è brutto, però de gustibus. L'altra cosa che c'è di questi, secondo me, è che per quanto siano fatti bene, nel giro di 4 mesi non si siano sciupati, siano originali, per esempio c'è questa che è la vasca con le bollicine, aspettate che ve la faccio vedere, non mette a fuoco, ora non ho voglia di stare qui 2 ore a metterla a fuoco, ma per intendersi, però costano 1,50 euro l'uno. Che io gliele perderò tutti questi, che non è pochissimo. E secondo me questi possono essere usati o dentro al proprio aggeggino, al proprio ciondolino, oppure per decorare qualcosa. Passiamo alle cose che avevo comprato per me. Le cose che ho comprato per me in generale, nessuna delle cose che ho comprato è eccezionale, da dire mi ha colpito dicendo oh mio Dio, che affarone che ho fatto. Perché secondo me la qualità di queste cose è, cioè, ovviamente nessuno si aspetta di avere Tiffany alle orecchie per 1,50 euro, 1 euro, però diciamo che queste cose hanno una qualità dubbia secondo me. Andiamo secondo me dal migliore al peggiore. Secondo me forse una delle cose migliori che ho comprato, non le ho portate tutte nello stesso modo, alcune le ho sfruttate di più, altre di meno per vari motivi. Una delle cose secondo me è la più conveniente comprare è questa. Non so se ve la ricordate, lei è una semplice collanina fatta così, con tutte queste pietrine. Queste sembrano pietrine vere, nel senso che non sembra una cosa fatta di plastica, sembrano pietrine. Io poi non sono bravissima a riconoscere i materiali, però sono fredde e dure come pietrine e non come plastica. Sono tutte azzurre e poi qui al centro hanno queste qui color rosso, bianco e poi ha questi brillocchi qui che sono la parte che l'avessi fatta io questa collana non ci avrei messo, però insomma vabbè, ci possono stare. La parte più debole è la chiusura, ha un moschettoncino che anche questo è di dubbia qualità, però insomma funziona. Questo per 1 euro, 1,50 euro, secondo me è molto carina. È di una lunghezza, però questa
cosa qui che arriva qua. E questa è, cioè, è carina, ovviamente non è un'opera d'arte, una cosa introvabile, una cosa anche facile da fare da soli perché basta avere le pietrine, però per 1 euro secondo me vale. Un'altra cosa che io vi consiglio, e questa l'ho sfruttata tanto, 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 però non trovo uno dei due orecchini, l'ho cercato per mare e per monti, l'altro non lo trovo, è l'Aircuff. Allora, mi tolgo questo che è di Choice, che sto iniziando a usare le cose e vi faccio vedere. Praticamente lui lo inserite, lo potete mettere solo a un orecchio perché come vedete è orientato da una parte, voi lo mettete dietro così, la chiusura è a un gommino, però insomma anche questo se poi lo perdete o si rompe lo potete sostituire, poi con quell'aggeggino dietro lo fissate qui e questo qua. Non so se si vede, insomma, penso di sì, penso sia sufficiente da vedersi così. È molto carino. E l'altro orecchino, perché ve ne vendevano anche un altro, era semplicemente una specie di fiorellino da mettere dal lato di qua, fatto di strassettini, ma non sono riuscita a trovare, io non so dove l'ho ficcato, spero di non averlo perso. Comunque, lui com'è? Allora, ora non vi impressionate perché questo è un po' annerito. Proprio perché la parte oro non è il peggiore, però questo a un certo punto, quando ho sentito il video della ragazza e diceva di me, siccome questo mi piace, l'ho smaltato. Ho fatto sì, ora non metto a fuoco, comunque, casomai se poi vedo e non si capisce, vi faccio delle foto. C'ha questi, è oro con questa parte appunto che fa questo gioco di onde, e poi qua ha tutto degli strassettini con due fiorellini, uno più grande qui, uno più piccolo qua. Ha anche una leggera zigrinatura in mezzo a questa cosa qui, e dietro ha questa chiusura qui per agganciarla all'orecchio qua su. Sono un pochino fastidiosa a parer mio, ma insomma accettabili. E poi ha questo qui, come vedete. Davanti passa, è un pochino annerito, però non si nota particolarmente. Dietro sta diventando particolarmente nero, ma tanto dietro non si vede. In più, qua si è rotto, si è aperto, vedete? Quindi anche questo non so quanto reggerà. È stato usato tanto tutta l'estate, quindi vale, secondo me, per averlo pagato 1,50 euro, è carino. È una cosa che è stata anche notata, mi ricordo quando ero in Sardegna ce l'avevo e la cameriera mi ha detto: ah, bellino, bla bla bla. Una terza cosa che mi è piaciuta, però si inizia ad andare su una qualità un pochino più scarsina, però per 1,50 euro ci può stare, è questo. Questo è uno di quegli orecchini davanti al brillocco, dietro al pallozzo. È di quelli fatti così. Ok? Io in realtà quando l'ho visto volevo questi con queste chiusure qui, mi sembravano una cosa molto carina, però il brillocco non mi piaceva un granché, mi sembrava un pataccone, quindi l'ho preso e poi ho detto ci sostituisco un pallotto tondo così e gli faccio fare la pallina nera davanti e dietro. In realtà all'orecchio non è brutto. Non è brutto col brillocco, secondo me. Questi cosi con queste palline dietro, devo dire, non sono comodissimi. Probabilmente quelli originali di Dior sono molto fatti meglio, sono fatti sicuramente meglio, però la pallina tende a fare questo effetto un po' tipo orecchio così, quindi dovete un pochino aggiustarvelo in modo da non strizzare troppo e così. E sistemarlo un attimino, però ecco, il risultato è più o meno questo e non è brutto, non mi dispiace e non è fatto male. Dopo diversi utilizzi, anche questi li avevo portati in Sardegna, non sono sciupati da nessuna parte e sono molto plasticosi, hanno una qualità molto plasticosa. Però sull'orecchio fanno una buona figura, io per il prezzo che hanno non ve li sconsiglio. E non è brutto questo effetto, cioè se voi ora sono in delle condizioni, alle solite serali o a peli sparati,
avrei anche una treccia, ma ormai mi è calato tutto, sono diventata una specie di bau bau. Però non è brutto, magari i capelli tirati su, una pettinatura così, che si veda questa parte più luminosa davanti e dietro la pallina, è carino, è una cosa particolare, carina, che per il prezzo che ha, secondo me, va più che bene. Ho comprato un set di orecchini, che aveva tre paia di orecchini, e questi orecchini sono rispettivamente la pallina nera che vi avevo fatto vedere prima, che è una banalissima pallina di plastica nera, così, plastica con pirulino così. Ora questo, gli ho perso la chiusura, ma insomma non è un grosso problema, colpa mia. Poi le chiusure sono tutti questi gommini qui, a tutti credo gli orecchini avessero questi gommini qua, però insomma non è un grosso problema. Poi c'era un'altra pallina così, però tutta strass, di strass, così, che fra i tre secondo me è quella più riuscita perché è luminosa e è meno plasticosa di quella nera. Non è perfetta perché, per esempio, qui gli manca un po' ha il nero sopra uno strass. E l'ultimo paio sono delle roselline, che sono queste qua. È una rosellina nera. Allora, le roselline sono le cose che mi sono piaciute meno, perché a colpo d'occhio vanno bene, ma sul sito mi pare sembrassero molto più ben fatte, cioè più curate, col dettaglio più curato, e quindi avessero, ecco, queste sono molto piatte, sono molto plasticose, sono molto piatte anche viste da sopra, non so se si notano, però ecco, non sono fatte benissimo. Però anche qui tre. Queste sembrano un po', a me mi ricordano un po' gli orecchini che quei set trovate magari da OVS, quei set così che hanno queste palline così, lì costano uno sbocco. Ok, l'altra cosa, scusate, è passato un po' di tempo, ma ovviamente mi si era riempita la memoria. Oggi non ho la reflex, la macchina fotografica, perché ho dovuto fare uno dei miei giri dei sette mari e sette colli, e quindi ho portato solo le cose indispensabili, quindi sto facendo il cellulare. Ma vabbè, un'altra cosa ho preso, e che è nella lista, insomma andando verso le cose che mi sono piaciute meno, è questo. Questo è un anello fatto con questa ancora dietro alla chiusura, così, quindi questo è molto troiaietto di chiusura. Lo potete regolare aprendolo o stringendolo, non lo faccio perché per me già così diciamo che mi entra al medio e è un vagamente un pochino largo, però io ho le dita molto 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 piccole, quindi su questo non vi spaventate, se sta a me probabilmente sta a chiunque. Al di là della chiusura, che appunto non è niente di che, la cosa che non mi è piaciuta è che sul sito sembrava più piccolo, cioè io pensavo che fosse un anellino, una piccola ancora decorativa, insomma, una piccola ancora, invece è un anello gigantesco. Non è fatto male, è carina come ancora, era anche abbastanza fatto bene, cioè dipinto, fatto abbastanza bene, la vernice è data abbastanza bene per essere una cosa così economica, anche se in realtà ora noto che qui si sta staccando da un lato, ma sì, vabbè. Però è veramente enorme, però questa è una questione più che altro di gusti. Poi, andando verso la direzione che non mi è piaciuto, c'è lui. Questo è un braccialettone fatto di pietrine di plastica in questo caso, che ha la doppia catena con una chiusura, anche qui la chiusura, vabbè, con meschettoni, niente di che. Di nuovo qua
a questo con appunto lui che non è particolarmente rifinito. E il braccialetto è fatto così, non è brutto questo, non è fatto male, ok? Non ha difetti di fabbricazione in questo caso, che però sta, cioè è, a parte mi sta largo, ma questo è di nuovo un problema mio, nel senso che praticamente lo devo agganciare qua giù per farmelo stare, ma questo è un problema del fatto che come le dita ho anche il polso molto piccolo, però la cosa così è che questo è molto largo, quindi se lo cioè è molto spesso come braccialetto. E lo so che si vedeva, però praticamente se lo mettete così tende a girarsi di qua e scorre in qua. Se lo mettete di qua tende a girare. È molto scomodo, cioè avete un sacco. Forse perché non mi sta bene aderente al braccio e quindi non si ferma, però mi si continua a rigirare così, 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 così. È molto scomodo. Ho provato anche a portarlo come cavigliera, ma è molto scomodo anche come cavigliera. Quindi non lo so, questo a me non è piaciuto particolarmente, non tanto perché ha un problema lui di fabbricazione, okay, ma perché è una cosa grossa che vi si rigira, vi suona, vi cosa. Non, me l'ero immaginato anche questo in maniera un po' diversa, però questo è più una questione di immaginazione mia che ha fallito nel rappresentarlo. Infine ho le ultime due cose che sono ancora bracciali. Allora, abbiamo questo che era un set da 3. C'ha questo che è fatto da perlone color pesca grosse, perline color pesca piccole e poi c'è questo che ha perline con roselline. Questo è plasticoso, fatto con un elastico, non particolarmente fatto bene perché per esempio l'elastico è chiuso un banale nodo chiuso con così che sbucano fuori le chiusure, quindi proprio ci si sono impegnati molto poco. Questo non ce l'ha invece. E questo qui è di nuovo anche qui questa cosa qui, questo nodo qui con questo, vedete? Così, che non è molto bello vedere sbucare questi cosi. Sono plasticosi, questi sono veramente perline da 2 centesimi. Non sono, cioè non mi hanno entusiasmato. Questi mi stanno, quindi sono più piccoli. Io passo, diciamo, questi qui a perline non sono, questo già meno mi sta, però secondo me sono passabili per quanto siano estremamente di scarso valore. Questo qui, se ve lo ricordate, quando l'ho aperto, aveva queste rose, sono fatte veramente un po' male, nel senso che possano passare, nel senso va bene economico, però sono bruttine, vedete? Non sono, cioè, sono veramente molto stilizzate. E in più, quando mi sono arrivate, avevano degli sgorbi di plastica in eccesso che erano ai lati e che io ho staccato così, però veramente queste sono, e poi questo elastico sembra che ceda da un secondo a quell'altro, credo che una volta o l'altra me lo metterò, partirà ogni cosa, quindi queste sono veramente di scarsissima qualità anche per secondo, cioè queste sono veramente una cosa che potete trovare a, va bene, 1 euro, quindi di nuovo non vi aspettate niente di che, però queste veramente hanno una qualità scarsa, 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 e questo con le rose è rappresentato più carino sul sito, poi quando vi arriva è di scarsa qualità. L'ultima cosa che non sarebbe stata brutta, ma ha fatto una brutta fine, è questo, è una cavigliera che è fatta con il moschettone così, poi di nuovo a questo per regolare, poi ha praticamente questi qui con una placchettina e il brillantino così, che sono fra l'altro poi hanno sulla catenina che è fatta a pallini così, ha questi qui fissi e così loro non possono avvicinarsi troppo e stanno a distanza. Questo sarebbe carino, però non so se con questa luce voi notate, casomai poi vi metto via via delle foto alla luce. Questo è nero a questo punto, cioè si è
era color oro, si è prima stinto e adesso si è annerito, è diventato nero e è abbastanza brutto da vedere, abbastanza brutto, devo dire la verità. In più le cose oro, sappiate, vi lasciano un bel segno nero. Cioè, ora altre cose l'ho notate, l'orecchino vi può lasciare il buco nero, però oddio, il buco nero. Però questi, i braccialetti, che io ho solo questo che è metallico, sì, però questo vi lascia tutto il segno sulla caviglia nero di ossidatura, che è un po' brutta come cosa, un po' scomoda. Quindi concludiamo, perché ho fatto un video lunghissimo nonostante abbia parlato solo di questi oggettini qui. Ve lo consiglio, non ve lo consiglio, ci ricomprerei. È valsa la pena comprarli? Allora, io credo che sì, ci ricomprerei e non sono, diciamo, pentita degli acquisti che ho fatto. Alcune cose ve le consiglio caldamente. L'orecchino Lyrecuff è veramente bellino, altri meno. C'è da calcolare sempre che il prezzo, anche con le spese di spedizione, è 1 euro, 1,50 euro, quindi è molto basso. Quindi per questo motivo non sono pentita, però sono cose che è un po' paccottiglia, cioè avete delle cose di una qualità molto scarsa. Se comprassi in futuro, credo che tenterei a orientarmi a cose che sono più sull'argento, perché l'oro crea dei problemi di stinture varie e tenterei di comprare cose. Cercando di osservare bene, ovviamente non è prevedibile, però ecco, queste cose plasticose sì, sono veramente di scarsa qualità, quindi diciamo va un po' a fortuna sugli oggetti. Nulla è da buttare, secondo me, quando vi arriva tutto portabile, tutto presentabile, sono cose magari portate 6 mesi e poi vi si rompono. Anche l'aircuff, piano piano, quando si stroncherà completamente il gancino e me lo tiene agganciato quassù, sarà da buttare. Pazienza, non sono cose che vi dureranno 10 anni. Diciamo che secondo me per il valore che hanno queste cose non ve le regalano, ve le fanno pagare quanto valgano, cioè poco. Se avete domande lasciate un commento su cose in particolare, vi mando un saluto e ciao!